Allora, oggi come annunciato, promesso o minacciato come volete voi, rivediamo insieme l'esercizio di ieri, no? La simulazione d'esame. Ho già messo il link sul sito a queste due versioni del progetto, quello che chiamate progetto base, progetto di partenza, è lo stesso che vi ho distribuito all'inizio del turno, e poi la soluzione che ho realizzato, che è ovviamente una delle soluzioni possibili, poi ce ne sono altre mille. Ma ripartiamo dal testo, poi commentiamo il modo in cui l'ho risolto, il modo in cui si poteva risolvere. Allora, andiamo abbastanza sui punti, cerco di evidenziare quelli che erano gli aspetti su cui avete remato di più, no? Allora, partiamo dal punto 1. Selezionare per ogni stazione il numero totale di trip in partenza da tale stazione nella data selezionata. Allora, il primo ostacolo che ho visto è stato riuscire a conciliare il fatto che a livello di programma avevamo indicato una data, ma a livello di database avevamo una date time, data e ora. E quindi ognuno si è ingegnato in modo diverso per riuscire a filtrare, cioè se io provassi a selezionare le righe della tabella trip dove la data di partenza, quindi si chiama start date, fosse uguale, diciamo, al 2013 01, 10/01, 1 ottobre, tanto per metterne una. Sono sicuro che ci sia. Questo ovviamente non mi restituisce nulla, perché il campo start date è un campo di tipo date time, quindi contiene sia la componente data che la componente ora, e in questo confronto io sto confrontando start date, che è quello che è, con 1 ottobre 2013 alle 00:00. E poiché nessuna bicicletta eventualmente è stata presa in prestito esattamente allo scoccare della mezzanotte di quel giorno, allora non abbiamo risultati. Come si può fare? Allora, io ho visto molti lavorare così, con like. Complici alcuni articoli che si trovano in giro che dicono di fare così. E in effetti dà il risultato. Ok? Questo però viola uno dei dogmi che dice che se sono date non sono stringhe. E se tu hai una data e la tratti come stringa, pensaci su due volte e dopo che ci hai pensato non farlo, no? Sia per ragioni di efficienza che per ragioni di portabilità, nel senso che qui siamo estremamente vincolati al formato con cui questa data viene rappresentata. Voi dite funziona, va bene. L'altra difficoltà, vabbè, quindi è poco efficiente perché di fatto che cosa fa? Fa una scansione sequenziale di tutte le 300.000 trip e per ciascuna fa un confronto di stringhe, di sottostringhe anzi. Quindi prende la data che è memorizzata interamente come data, la converte in stringhe e poi fa uno string matching con delle wildcard come per cento. Quindi è la soluzione direi meno efficiente che si possa immaginare. Rimaniamo per un secondo su questa soluzione. Se io questo lo incapsulassi come, fatemelo mettere in un blocco di testo, come prepare statement in Java, allora devo mettere da qualche parte il punto interrogativo. Allora, il punto interrogativo sostituisce l'intero parametro. L'intero parametro, in questo caso, è una costante di tipo stringa. E quindi il punto interrogativo è qua. Il carattere di wildcard, il percento, va messo dentro la stringa che gli passo come parametro. È sbagliato fare qualcosa di questo genere. La sintassi dei prepare statement permette di avere dei placeholder, dei punti interrogativi, che
che rimpiazzano un intero valore di un parametro. Non fa più, anzi, abbiamo inventato il prepare statement proprio per evitare di fare la concatenazione di stringhe. Quindi non posso dire scelgo se mettere il percento dentro il parametro o se metterlo dentro la query. No, questo è un errore di sintassi. Perché è come se io scrivessi così. Che non ha senso. Ok? Quindi chi ha scelto questa strada sappia che il pattern completo deve essere passato come parametro. Quindi nel tuo codice Java prendi la data, la formatti in questo modo, anno, trattino mese, trattino giorno, e come fai a formattarla dipende dall'oggetto date che hai scelto, un local date, un SQL date, un util date, e poi concateni più, tra virgolette, simboli di percento e costruisci il parametro da passare alla set date dell'SQL. Questo era un modo. Un altro modo era questo. La data maggiore o uguale alla mezzanotte di quel giorno e la data minore o uguale del 23:59 dello stesso giorno. Qualcuno l'ha trovata, ha usato questo modo. Sono tutte soluzioni che si trovano andando a cercarlo su internet, no? E questo dovrebbe dare, c'erano 1072 righe, dovrebbe dare le stesse, scusate, mi non uguale, le stesse 1072 righe. Questo è un pelino più efficiente, adesso non so se riusciamo ad apprezzare la differenza di tempi. La prima query rispondeva in 100 millisecondi, la seconda in 30 millisecondi, quindi non sono dati affidabili, sono troppo piccoli, bisognerebbe ripeterlo più volte, però 3 volte più veloce, proprio calcolando la span. Ma perché qui il database effettivamente sta facendo un confronto tra una colonna che è di tipo datetime e una costante di tipo datetime. Quindi non deve, in questo caso, in questa tabella non c'erano degli indici sulle colonne start date e end date, quindi probabilmente lui avrà fatto comunque una ricerca sequenziale, ma comunque non doveva fare conversione di oggetti ogni volta, ad ogni riga, ognuna delle 300.000 righe. Poi potremmo provare ad aggiungere un indice sulle date e vedere se cambia qualcosa. E questo è un altro modo. La parte, diciamo così, dolorosa, faticosa di questo è costruire queste due date. Nel senso che se tu hai un oggetto date, o ti arriva con l'ora corrente, oppure ti arriva con l'ora messa a zero, e questo automatico te la fai, mettere 23:59 richiede un po' di lavoro, un po' di ginnastica con le date. Oppure lo fai con le stringhe a quel punto. E quindi faresti un set string di questa cosa anziché un set date. Però dal punto di vista della query era equivalente. C'è anche una funzione direttamente dell'SQL che si chiama between, che sostituisce questo doppio uguale. Quindi andiamo un po' a vederla. Between valore and valore, quindi avrei potuto scrivere per ripetere, evitare di ripetere 2 volte, potrei scrivere between questo and quell'altro, cambia niente, è solamente un modo diverso di scrivere la stessa cosa. Ovviamente 1072 righe, e vedete che l'efficienza della query è la stessa perché lo puoi internamente fare le stesse operazioni. Per fare un between deve fare due confronti, è solo qualche grammo di sintassi in meno. Dopodiché, di questo che cosa me ne faccio? Posso contare il numero di trip. Adesso qui le ho mostrate tutte tanto per vedere cosa usciva fuori, ma ciò che interessava al programma era avere il numero di trip in partenza per ciascuna stazione. Per cui questi sono il numero totale di trip in partenza, ma a me serviva di quel giorno, a me serviva distinguerli stazione per stazione. Allora qui ci sono le due strade. La prima strada è quella di dire, va bene, filtriamo ancora,
Dunque, start terminal. Io mi ricordo che 64 c'era sempre delle cose. Start. In questo caso mi dice che in partenza dalla stazione che ha ID 64 c'erano 28 trip. Che problema ho? Problemino. Io provo a ripetere sta query 2 o 3 volte. Se vado a vedere i tempi sono nell'ordine dei 200 millisecondi. Cioè vuol dire che io mi devo predisporre, poiché, e vi siete accorti, poiché ho 71 stazioni, se io intendo interrogarlo in questo modo, io avrò come minimo, diciamo, 71 stazioni, 2 query per stazione, perché mi serve il trip in arrivo e quello in partenza, e non posso metterli nella stessa query, non ci riesco, perché il count conta comunque le righe, e le righe che corrispondono alla stazione in partenza sono diverse dalle righe che corrispondono alla stazione in arrivo, quindi non ce la faccio a mettere tutto in una query sola. Per diciamo circa 200 millisecondi a query, cosa viene fuori? Viene fuori 71 per 2 per 0,2, quindi diciamo un totale circa 30 secondi. Se uno lo fa col percento, probabilmente è ancora maggiore. Se lo fa sui PC del laboratorio, che sono più lenti dei portatili su cui normalmente lavoriamo, ottiene dei tempi ancora maggiori, per cui effettivamente è così. E questa è la strada che ha preso probabilmente la maggior parte di voi. C'è ancora un modo che non ho visto da quasi nessuno, però è quello tra virgolette, non dico più corretto, ma di risolvere il problema dell'orario. Era quello di usare le funzioni di MySQL che operano sui campi di tipo data. Per cui, ad esempio, c'è una funzione che si chiama date, che riceve un oggetto temporale, ad esempio un datetime, e ne estrae solamente la componente data. Allora, in questo caso era tutto molto più semplice. Converto in data, alcuni hanno fatto un'istruzione che si chiama cast, è la stessa cosa. Prende il campo stardate, lo converte in data e lo confronta. Rimanendo, non lavoriamo mai come stringhe qua, lavoriamo sempre come oggetti di tipo corretto. Questo qua, di nuovo, ci mette lo stesso tempo, siamo abbastanza analoghi. È solo un pochino più chiara e soprattutto il grosso vantaggio è che lato Java, questa roba qua è direttamente l'oggetto local date che abbiamo. Non devo aggiungerci i minuti a zero, i secondi o altro. Ho un oggetto data e qui ci metto un oggetto data. E non devo costruire dei date time avendo solamente la data aggiungendoci i minuti e i secondi. Allora, però questa è, direi, la versione più sintetica, più semplice anche, della query se uno voleva adottare l'approccio per ogni stazione richiedo il numero di trip in partenza e il numero di trip in arrivo facendo la calcolare database. Un'altra opzione possibile poteva essere quella di dire ma perché devo fare tante query una per ogni stazione? Mi faccio dare dal database direttamente l'elenco di tutte le stazioni con il numero relativo di trip. Quindi io non metto più il vincolo sullo start terminal, ma anzi mi faccio dire, magari anche no, non in station, siamo in trip, la start station, così la vediamo, group by start terminal. Quindi io uso l'operatore di aggregazione, il count, ricordate che gli operatori di aggregazione e gli operatori di aggruppamento sono un'unica grande famiglia. Quindi
Quindi quando faccio un count fa il conteggio dei sottoinsiemi identificati dal criterio di aggruppamento. Se per caso non ho un criterio di aggruppamento, fa un unico grosso sottoinsieme, mette dentro tutto e restituisce un'unica riga. Ma la sua natura è proprio quella di fare i gruppi e poi all'interno di certi gruppi alcuni campi vengono summarized, vengono riassunti, aggregati. Allora questo mi dà già in un botto solo, in una query sola, tutti i conteggi del numero trip in partenza per ciascuno dei terminali. In questo caso sono ordinati per numero. Quindi è un altro approccio possibile. Dal punto di vista dei tempi, beh, sembra migliore, nel senso che io qua in 10 secondi circa sono riuscito a eseguire questa query. Ne dovevo fare una analoga per le stazioni di arrivo. Sono a 20 secondi anziché 30, quindi ho un vantaggio netto. Circa, adesso in questo caso non stiamo a vedere i 10 secondi, ma il vantaggio netto del un terzo, no? Il 30% del tempo in meno rispetto a prima. Perché riesco a sfruttare un pochino di più il database, ovviamente, e avendo già i dati nella forma che mi servono, senza dover ogni volta prendere un pezzettino alla volta. Quindi questo era l'altro approccio che si poteva avere. A questo punto il DAO faceva queste due query, aveva questi due elenchi, poi doveva fare un minimo di lavoro per metterli insieme, ovviamente combinando il count che arriva da una query e il count che arriva dall'altra query nella stessa stazione. Facendo attenzione sul fatto che non è detto che nelle due query l'elenco delle stazioni fosse esattamente lo stesso, perché magari da alcune stazioni non partivano biciclette in quel giorno, oppure non arrivavano e quindi c'erano dei buchi. In questo elenco di stazioni vedete che sono 59 righe su 71 stazioni, quindi zero non vengono fuori. Qui la riga c'è se c'è almeno uno di count. Quindi quando li metto insieme devo fare attenzione a non dare per scontato di avere due elenchi che sono entrambi di 71 righe, entrambi ordinati nello stesso modo, eccetera. Poi c'era, e questi erano i due modi che, grosso modo, con le varie varianti di come vado a filtrare sulla data, ho visto un po' in giro. In questo caso, però, noi abbiamo fatto l'errore di leggere fino a qui e cominciare a implementare. E quindi ci stiamo chiedendo come fare a avere, diciamo così, chirurgicamente solo quell'informazione lì. In realtà, se io leggo il punto 2, mi accorgo che comunque, i trip di quel giorno mi servono tutti. Li devo leggere tutti, li devo avere tutti perché li devo simulare. Quindi è vero che sono 300.000 trip in tutto e ci sembra esagerato, sbagliato leggerli tutti in memoria. Ma quelli di quel giorno lì, quanti saranno? Beh, dura un anno il dataset. Sono 300.000, saranno 1.000. Abbiamo visto, 1.072. Per cui io potrei anche pensare in modo diverso. Una volta che so il giorno, leggo dal database in memoria, in una bella list, tutti i trip del giorno. E poi ci lavoro analizzando la collection per fare i miei conteggi. Presumibilmente, se i conteggi sono semplici da fare, sarò più veloce a lavorare in memoria che non a chiedere al database ogni volta. Tanto comunque, dice, eh sì, però tu spendi del tempo a leggerli tutti. Tanto nel punto 2 li devo leggere lo stesso. Quindi comunque quel tempo lo spendo. Lo dovrei spendere comunque dopo, e prima ne ho speso dell'altro in modo diverso. E se riesco a riusare per un punto ciò che ho fatto per l'altro o viceversa, è un guadagno netto. A parte l'efficienza del programma, ma anche il numero di righe di codice che devo scrivere, se comincio già a pensarlo nel suo complesso. E poi non è detto che ci perda anche come tempo, perché se io facessi veramente solo questo, ma non col count, dammi tutti i trip del giorno, lo facevamo all'inizio. Siamo a 16 millisecondi, 31, diciamo 30,
più o meno. Cioè, sembra strano, ma la query che mi dà l'elenco di tutti i risultati è quasi 10 volte più veloce della query che mi dà solamente il numerino. Che era questa. Che ricordiamoci andava intorno ai 200 millisecondi. Fa meno lavoro il database. Quindi vuol dire che anche proprio facendo i conti banali, se io ho 1000 risultati e li riesco a ottenere in 30 millisecondi, prima che arrivi a 30 secondi ho ancora 29 secondi e più per fare il conto avendo una collection in Java. Voglio vedere. Quindi in questo caso la soluzione più efficiente era quella anche perché, sia in termini di tempo di esecuzione, sia perché comunque per il punto 2 mi serviva, quindi riusavo un po' di lavoro, era quella di caricarsi la giornata in memoria e poi lavorarci. E questa è la soluzione che ho fatto io, adesso vi racconto. Vi faccio vedere. Prima di fare la soluzione, due puntualizzazioni però ai fini dell'esame. La prima è che io quando ho scritto questo testo non sapevo quale sarebbe stata la soluzione migliore. E quindi anche voi leggendolo, non è che lo leggi, allora leggo in memoria oppure faccio le query un pezzo per volta, bisogna provare, bisogna ragionarci, bisogna vedere e valutare. A mente aperta, cioè avendo proprio pensando alle varie soluzioni. Leggo un dato per volta, li faccio calcolare tutti insieme, prendo i dati grezzi, poi li calcolo io. Alla fine poi sono queste, no? Le alternative. A priori forse mi sarebbe sembrato strano che alla fine avrei scelto di leggere tutti i dati in memoria. Però facendo due o tre prove, alla fine sono arrivato a quella soluzione lì. Quindi non scegliete subito troppo presto una soluzione e poi non rimanete imbrigliati in quella. Due, la seconda cosa più specifica in base alle regole d'esame è, per quanto riguarda il punto 1, l'efficienza, quindi il tempo che ci mette, non è parte dei criteri di valutazione. Cioè l'importante è se funziona o no. Se l'hai fatto in un modo più furbo, meno furbo, più efficiente o meno efficiente, non importa, ai fini dell'aver passato l'esame, del 18, del punto 1. Ok? Quindi tutto questo discorso l'abbiamo fatto per migliorare, per capire meglio la soluzione, ma le soluzioni a cui siete arrivati voi andavano tutte bene, no? Posto che ovviamente calcolassero il risultato giusto. Anche se erano lente, pazienza, lo stesso. È ovvio che se arriva una soluzione che ci mette 6 ore, non riusciamo a correggerla, però se ci mette quei 2 minuti anziché un secondo, va bene lo stesso, ecco, non è bello, ma non perdete, se funziona, se funzionalmente è corretto, non perdeteci troppo tempo. Magari in quel momento non vi viene la strada diversa, andate avanti, ok? Vabbè, poi c'erano altri dettaglietti, ma erano semplici, tipo elencare le stazioni in ordine di latitudine, allora lo faccio fare anche qua, ordino la collection quando la leggo, la ordino, faccio un sort dopo, ma sono cose che abbiamo già visto, non c'era nulla di particolare qua, direi in termini di difficoltà. Allora, vi faccio vedere come ho risolto io questo punto, che praticamente partendo dal controller abbiamo il metodo contaTrip e questo metodo, vabbè, innanzitutto va a leggere la data corrente di oggi, dai picker. GetValue mi dà la data che l'utente ha selezionato. Che errori ci possono essere? Beh, gli errori possono essere: uno è che l'utente non abbia selezionato una data, quindi quel campo è ancora vuoto, e quindi in questo caso null. Oppure che la data selezionata non sia valida, cioè non comprenda nessun trip. E questo lo posso sapere solo dopo che ho chiesto il database. Allora, dal punto di vista del controller, chiedo al modello: caro modello, carica i trip of the day, tutti i trip di oggi, e
E questo metodo, lostTripOfDay, riceve il day e restituisce il numero di trip che ha caricato. Poi dopo vediamo l'implementazione, banale. Una volta che ho questo numero, mi chiedo, ma in questo trip, in questo giorno, ci sono trip, sì o no? Se non ci sono, allora stampo un messaggio d'errore, così come era richiesto dal testo, nel caso in cui nella data selezionata non siano presenti trip, indicarlo con un messaggio d'errore. Ed è questo. Altrimenti, se passo questi due controlli, vorrà dire che esistono dei trip nel giorno stesso. Io qua mi sono fatto sul posto una lista di stazioni ordinate per latitudine, quindi ho creato una lista station sorted che è una copia delle guest station del modello. Quindi il modello le tiene ordinate come vuole, io controller, dovendole stampare in un certo modo, scelgo io controller l'ordinamento. E poi uso il metodo collections.sort, quindi ordino la lista che ho appena creato con un comparator che lavora in termini di latitudine. Allora, avrei potuto creare, come abbiamo fatto la volta scorsa in aula, una classe station comparator by latitudine. Per pigrizia ho deciso di fare invece una classe anonima qui, che è la stessa cosa. Quindi qui anziché scrivere new station comparator by latitude, istanzio direttamente una classe anonima che implementa comparator station. E questa classe anonima, l'implementazione di questa classe anonima è dentro questo blocco, parentesi graffe, e contiene un metodo solo che è il metodo compare. Allora, il metodo compare, anche qua serviranno dettagli, molti facevano una sottrazione tra la latitudine dell'uno e la latitudine dell'altro argomento, solo che questa è una sottrazione tra due numeri double. Esce fuori un numero col segno giusto, quindi la differenza sarà più 0,3 o meno 0,2 gradi di latitudine. Il problema è che il metodo compare richiede di tornare un int. Allora, se io facessi latitudine meno latitudine, faccio un cast a int, cosa capita? Che se il numero è negativo, quindi il primo è minore del secondo, meno 0,3 restituisce, facendo cast a int, tronca a meno 1, l'intero inferiore. Se però è positivo, più 0,2 gradi di latitudine, facendo un cast int, da 0,2 diventa 0. Non ritorna praticamente mai più 1, in questo caso. E quindi non li ordina correttamente, perché il comparator non restituisce più 1, 0, meno 1, ma restituisce meno 1 se il primo è minore e 0 se il primo è maggiore. 0 anziché 1. 1 o un numero positivo qualsiasi. Allora, io per evitare, qui si può fare in tanti modi, ma il mio primo tentativo è sempre quello di delegare. Devo confrontare due double? Allora, la classe double saprà come fare. Devo confrontare due stringhe? La classe string saprà come fare. Devo confrontare due date? La classe date saprà come fare. Cioè, tutti gli oggetti su cui lavoriamo hanno già un metodo compareTo. Quindi non andiamo noi a complicarci la vita a costruire il nostro. Deleghiamo quelli che già ci sono. Quindi in questo caso chiamo il compareTo della classe double, double con la D maiuscola, ho dovuto fare un cast perché questo era un double nativo con la D minuscola. E a questo punto ci penserà lui a fare tutte le sottrazioni, le conversioni che deve fare. E poi ci assegno meno perché lo voglio in modo decrescente. Vabbè, questo semplicemente per ordinare la lista delle stazioni. E poi per ciascuna delle stazioni calcola i departing trips e gli arriving trips. Chiedi al modello di calcolare i trip in partenza e i trip in arrivo e li stampi. Quindi in realtà dal modello abbiamo bisogno di tre cose. Calcolare e caricare trip of the day e poi data una stazione
dirmi il numero di partenze e il numero di arrivi. Qui il giorno non c'è più, è sottinteso. È il giorno che ho appena caricato. Allora, in questo caso il modello assume un senso in più. Cioè, nel lavorare stazione per stazione, il modello non serve quasi a nulla perché non deve memorizzare praticamente nulla. Prende un dato dal DAO e lo passa. Mentre invece qui, nella mia implementazione, il modello contiene una variabile sua che sono i trips of the date, of the day, l'ho chiamati così. I viaggi del giorno, che viene inizializzata dal metodo loadTripsOfTheDay, che non fa altro che chiamare questo getTripsOfTheDay di nuovo a livello del DAO. Quindi l'implementazione è molto semplice. Una volta scelto di andare per questa strada, tutto sommato è molto semplice. Questo metodo load chiama il DAO, che fa una select di tutto la cui data sia quella specificata, e poi questa select lo mette i risultati in una lista, in questa lista qua, che non saranno tutte le trip in assoluto, ma sono solamente quelle del giorno, e che vengono memorizzate qua. Questo metodo deve restituire un intero, dicevamo, era il numero di trip caricati. Vabbè, se c'era una lista, un size mi dice quanti erano. Quindi alla fine il numero di righe di codice è estremamente limitato. La data. Allora, che date uso? Il mio consiglio è usiamo solo le date, il più possibile le date di Java 8, che sono quelle più semplici da usare e più semplici da convertire avanti e indietro. E l'unico punto in cui dovremo usare le date vecchie, quindi java.util o java.sql date, è dentro i metodi del DAO, al loro interno. Così come abbiamo deciso che il package java.sql lo deve importare solo il DAO, perché solo lui sa come fare le query, vogliamo che sappia solo lui come fare le query, la stessa cosa diciamolo per i tipi di data vecchi. Allora, vedete che il controller parla col model usando una variabile day che è una local date, perché in questo caso ci serviva la data. Il model parla col controller, col DAO, passandogli la variabile day che è sempre una local date. E sarà poi solo il DAO, ma il più tardi possibile, a prendere questo local date e trasformarlo nell'oggetto che serve. Quindi confiniamolo alla fine in setDate e in getDate questa trasformazione. E per il resto del programma usiamo solamente le date di java.time, che sono tanto più semplici da usare. Per fare queste conversioni non fate equilibrismi di parse, format, prendo, trasformo in stringa, vale sempre la regola di prima, se la data la tratti come stringa ripensaci su. Perché il modo per prendere un local date e trasformarlo in date c'è ed è questo. Se ricordate, nella presentazione della volta scorsa, l'ultima o la penultima slide della presentazione c'era proprio uno schemino che diceva come faccio a passare da Java SQL e vari tipi ai tipi di Java 8. E se non sbaglio c'era proprio questa figurina qua. E quindi prende una local date e restituisce una date, metodo statico dell'oggetto date. Quindi in questo caso stiamo usando questa. Che vuol dire che ogni volta che devo passare una data a una query, io avrò in mano degli oggetti instant time o local date o local date time e li devo convertire in Java SQL qualcosa, Java SQL date o Java SQL timestamp. Allora, in questo caso
Devo costruire un timestamp da un instant, e questo potrebbe essere il metodo, se devo costruire un timestamp da un instant, o devo costruire un timestamp da un local date time, ce l'ho qua sotto. Oppure nel nostro caso devo costruire una date da un local date. Quindi il primo, l'ultimo e questo qua sotto sono i metodi che servono per convertire da Java 8 a Java SQL. Gli altri sono il contrario. Se invece faccio una getDate, quando leggo una data, questa getDate mi sarà una java.sql.date e allora la converto come toLocalDate. Oppure verrà fuori come JavaSQL timestamp, allora lo co posso convertire in toInstant oppure in toLocalDateTime, a seconda che mi serva, mi faccia più comodo un oggetto di tipo LocalDateTime o di tipo Instant. Di nuovo qua le stringhe non abbiamo mai né viste né toccate, e in una riga abbiamo fatto tutto. Ma lo abbiamo fatto di nascosto dentro il DAO. Il DAO è quello dove si fanno le cose sporche. Ok, rimangono ancora gli altri due metodi del model, conta i trip in partenza e i trip in arrivo, ma a questo punto il model ce l'accomoda. Ha una lista che contiene tutte le trip del giorno e deve dirmi quante di queste trip partono da questa stazione. Vabbè. Scansione lineare non è la cosa più efficiente del mondo, ma con 1000 elementi messi in memoria voglio vedere quanto ci mettete. E quindi per tutti i trip del giorno, ecco, non lo farei mai sui 300.000. No, se no sarebbe un algoritmo ODN che cresce almeno linearmente con il numero di elementi. Qui non è linearmente, qui abbiamo un bound che è il numero di trip di quel giorno. Se anche il dataset fosse su 100 anni, ci fossero miliardi di record, noi stiamo sempre lavorando su 1000. E quindi conta semplicemente quante sono i trip che come stazione di partenza hanno l'ID della stazione che è stata specificata. Si può fare tutto in modo più efficiente, ma per ora è sufficiente così. Non ottimizziamo mai prima del tempo. Facciamolo funzionare. Quando poi funziona, eventualmente ottimizziamo. Quindi questo, vabbè, ovviamente l'altro è simmetrico sull'arriving, semplicemente parla del land station e dell'arrival. E questo risolve il punto 1. Quindi io posso selezionare una data, maggio, e restituisce a questo punto in modo quasi istantaneo, ma in meno di un secondo, l'elenco. Percorsi del 3 marzo 2014, 3 aprile 2014. E sono ordinati per latitudine decrescente, quindi dovete trovare Imbarcadero come primi due, se no avete sbagliato a fare l'ordinamento. Questa è una stampa molto brutta, partenza e arrivo, avrei potuto abbellirla, ma in questo caso ho degli 00 per come ho realizzato il ciclo, in cui anche se il risultato è 0 lo stampo lo stesso, le stazioni le stampo sempre tutte anche se sono 0. Il testo non era chiaro, non era esplicito sul fatto, ecco, se questa riga dovesse essere stampata oppure no. Andavano bene entrambe le soluzioni. Ok, ciò che non andava bene era da un'eccezione qua, oppure da un'eccezione in questo caso, in cui la data è quella di oggi, quindi non contiene dati, oppure qualunque altro punto. Quindi questa era la soluzione al primo punto, una soluzione possibile al primo punto. Molti devono lavorare un pochino sulla fluidità, ecco, sulla questione di allenamento. Stiamo partendo quasi un mese prima dell'esame proprio per fare queste, per permettervi, no, di confrontarvi un pochino anche coi tempi.
e se è possibile cercare di non avvitarsi su soluzioni strane che diventano sempre più complicate, no? A volte. Ho visto delle date passare a stringhe, poi essere concatenate, poi ripassare a date, poi di nuovo stringhe, dei giri incredibili quando in realtà non servivano, no? Cercate sempre una soluzione pulita se possibile, no? È meglio perdere 2 minuti, 3, 5 a pensare a una soluzione pulita piuttosto che perdere 30 secondi a farla male e poi un'ora a cercare di farla funzionare, senza magari riuscirci. Dal punto di vista del tempo, questo è tutto il codice che serviva. Quindi 3 righe qua, 3 righe qua, vabbè, ovviamente il controller e questo metodo del DAO, che altro non era che una piccola variante di quello che già c'era, che leggeva tutti i trip. Io qua ho aggiunto un parametro che ne leggesse solamente un sottoinsieme. Quindi 10 minuti è poco, ma 20 minuti sarebbe troppo per fare questa cosa. Se uno la imbrocca giusta la prima volta, come darsi una metrica. Poi non è detto. Questo è il punto 1. Punto 2, che è quello vero. Punto 2, dove è andato? Ci chiedeva di simulare il bilanciamento ottimale dei posti disponibili. Alla fine dice, guarda, la data è quella di prima. In più metto il vincolo che questo giorno deve essere feriale. Vabbè, una complicazione gratis che ho messo lì dentro. Tanto per complicarlo. Si ipotizzi che all'inizio di tale giornata tutte le stazioni siano piene al K% della loro capienza massima. La capienza massima qual è? È il valore dock count. Cioè posti bici disponibili. Quella stazione ha 30 posti. Se K vale 50, vorrà dire che quella stazione, ipotizziamo che sia piena al 50%. Quindi se ha 30 posti, ipotizziamo che abbia 15 biciclette. Quindi al mattino, facciamoci l'esempio con K50. Al mattino le stazioni hanno tutte la metà dei posti occupati da biciclette e la metà dei posti liberi. Poi comincia la giornata e qui noi abbiamo una traccia di come gli utenti usano le biciclette, vere, davvero. Noi vogliamo simulare che cosa succede e se tutti gli utenti che fanno i tragitti che noi sappiamo che sono avvenuti davvero saranno soddisfatti alla fine della giornata. Quando è che non sono soddisfatti? Quindi simuliamo il fatto che la bici venga presa di qua a quell'ora e venga riportata là in quell'altra ora e così via. Quando è che l'utente non è soddisfatto? O quando va in una certa stazione per prendere una bici e non la trova, non ne trova più nessuna, e allora si tratta di una presa mancata, non sono riuscito a prenderla. Oppure riesco a prendere la bici, vado alla stazione di arrivo e la trovo già tutta piena. Allora, in questo caso è un ritorno mancato, un rientro mancato. Allora, io voglio simulare nella giornata quanti sono le prese mancate e quanti sono i ritorni mancati. Noi sappiamo già che nella realtà quelle trip sono trip che sono realmente accadute, quindi sono state veramente prese quelle bici e veramente posate. E se sono state veramente prese vuol dire che c'erano, e se sono state veramente posate vuol dire che lo spazio c'era. Ma noi sappiamo anche che nella Bay Area c'è un servizio di riposizionamento di biciclette. E quindi ci sono dei furgoni che le portano avanti e indietro dove servono e le svuotano dove ce ne sono troppe. Noi stiamo facendo una simulazione dicendo, supponiamo di non avere quei furgoni. Quanto ci perdo? È meglio avere stazioni troppo vuote, con il rischio che la gente rimanga senza bici, ma siamo sicuri che la possa riconsegnare, o più piene, per essere sicuro che le persone possano prendere la bici, con il rischio magari di non poterla riconsegnare, se non avessimo i furgoni che fanno la distribuzione. No? E poi la valutazione anche economica. Quanto mi costa comprare delle bici in più? Quanto mi costa perdere dei clienti?
perché il mio servizio non mi soddisfa. Quanto mi costa il furgoncino che sposta le bici? Allora, se non ho questi elementi in mano, decido a caso. Invece, avendo dei dati, uno può fare una valutazione e dire, vabbè, il servizio l'anno prossimo lo impostiamo in modo diverso, migliore, più economico, più efficiente, eccetera, eccetera. Scusate, non l'ho spento. Ok, quindi noi quello che faremo quindi è una simulazione approssimata, prendendo dei dati reali e verificando che cosa succederebbe se non ci fosse il travaso dei pulmini, dei furgoncini. Allora, abbiamo una simulazione che simula gli eventi della giornata provenienti dai trip, quindi quelli che abbiamo appena letto, dal database. Quali sono gli eventi da simulare? È molto facile qua, sono solo due, la presa e il riporto della bicicletta stessa. Quindi io mi sono costruito un simulatore, vabbè, a livello del controller è tutto molto semplice, nel senso che ho questo metodo doSimula che beh, controlla che la data sia inserita, va bene. In più rispetto a prima, controlla che la data sia feriale, quindi day.getdayweek, se è sabato o se è domenica non va bene. Calcolo i trip del giorno, se non ci sono trip si lamenta, ok, il lavoro vero inizia qua. Il lavoro vero inizia qua prendendo il valore di K dallo slider. Lo slider non abbiamo mai usato nel corso, ma è banale, nel senso che get value mi dà un valore che è un double compreso tra il valore minimo e il valore massimo che sono stati specificati in fase di costruzione dello slider stesso. Se io vado a vedere lo slider e vado a vedere le sue proprietà, vedo che c'è un valore minimo, un valore massimo e il valore di partenza. Quindi voi potete costruire dei slider che vanno da 0 a 1, che vanno da 1 a 100, da 60 a 1000, come volete. E questo value è il valore iniziale, infatti io l'ho impostato come punto centrale all'inizio, poi l'utente lo può spostare. Quindi mi restituisce un valore tra 0 e 100, come double, ma tra 0 e 100 interi. Quindi se io voglio un valore che è un rapporto, mi conviene internamente lavorare su un valore tra 0 e 1. Quindi lo divido per 100. Qui non ho problemi di errori, dati errati, dati non validi, perché il valore c'è, non può essere null, perché come minimo è il valore di default e non può essere esterno all'intervallo che ho impostato. Quindi. Semplicemente lo stampo per verifica, lo rimoltiplico per 100 solamente per stamparlo. E dopodiché la simulazione sono 3 righe, anzi due. Crea una classe simulatore a cui passo il parametro da simulare e il model. La classe model su cui faccio le cose. E quindi il simulatore accederà al model per avere tutte le informazioni che gli servono. Quali sono le stazioni, dove, eccetera, eccetera. E poi K è il parametro da simulare. Inizializzo il simulatore e poi ho il metodo chiamato run, simulatore run, vai. Esegui la simulazione, a questo punto i parametri li ha già, e alla fine della simulazione posso andare a interrogare la classe sim, simulatore, per chiedergli quanti sono le prese fallite e quanti sono i ritorni falliti. Quindi dal punto di vista controller ci somigliano tutte queste cose. Inizializzo un simulatore, lo faccio andare e poi lo interrogo per sapere com'è andata. Quindi tutto il lavoro lo fa la classe simulator. Diamogli un po' più di spazio. Cosa fa la classe simulator? Beh, allora innanzitutto, vabbè, ovviamente avrà la copia del modello. Definisco i tipi di eventi che devo gestire. Li ho chiamati pick e drop, prendi e posa. L'ho definito in un enum. In questo caso privata, poteva anche essere da un'altra parte, ma tanto non serve altrove, quindi me la sono definita qua.
Poi mi serve una classe che rappresenta l'evento da simulare. Questa forse è la parte, tra virgolette, più difficile. Pensare che cos'è l'informazione dell'evento simulato. Allora, l'evento simulato che cos'è? È una presa o una consegna? Che cosa mi serve sapere? Mi serve sapere se è una presa o una consegna, ovviamente, quindi il tipo di evento. Mi serve sapere l'istante di tempo in cui avviene l'evento, la presa o la consegna. Mi serve sapere il luogo in cui avviene questa consegna. E queste sono le tre informazioni principali. Dopodiché può sempre far comodo, e vediamo che ci fa sicuramente comodo, avere riferimento al trip del database, no? Che ha generato questa presa, questo evento, perché mi serve magari andare a pescare delle informazioni. Questa è la classe evento che mi serve, che è quella che viene gestita nella coda dal simulatore. Cosa faccio il simulatore? Io prendo tutte le prese di biciclette della giornata e le inietto nella coda, le inietto nel simulatore. Poi il simulatore, presa dopo presa, la prenderà, andrà a fare il conteggio delle biciclette disponibili e poi, una volta che ho preso una bici, va a schedulare l'ora in cui la restituisce. E quindi inserisce. Io, ci arriviamo tra un attimo al codice, non inserisco, ho scelto di non inserire tutte le prese e tutte le restituzioni direttamente nella timeline, perché se una bici non riesco a prenderla, non potrò neanche pensare di restituirla, non ce l'ho, ma ci arriviamo. L'altra cosa importante, forse la più importante di questa classe, è questa, che deve essere comparable, perché va a finire in una coda prioritaria e quindi questi eventi devono essere ordinati e il loro ordinamento naturale deve essere il tempo. Vanno ordinati per istante di tempo crescente. In questo caso eravamo molto fortunati, avevamo già un attributo di tipo local daytime che arrivava dal daytime del database e quindi uso il compare to di chi? Della classe local daytime. Non devo andare a fare altre cose, spacchettare date o fare cose complicate. Il mio criterio di ordinamento è l'ordinamento secondo il campo local daytime. Il fatto di renderlo comparable e avendo il campo compare to basato sul time fa sì che quando inserirò eventi nella coda prioritaria di simulazione, questi verranno automaticamente inseriti in ordine di tempo. Quindi qualunque evento io inserisca a un certo punto verrà infilato sicuramente tra quello che lo precede e quello che lo segue secondo il timbro temporale. Altro questa classe non ha, se non i metodi canonici di get e set. Quindi, riassumendo, il ragionamento che è stato fatto è eventi, quali sono i tipi di eventi? Conoscendo gli eventi, quali sono le informazioni chiave per rappresentarli? E qual è il criterio di gestione della coda prioritaria, che quasi sempre nelle simulazioni è un tempo o un ordine di arrivo, una cosa di questo genere, che mi definisce con Pareto da costruire. Poi ho il simulatore vero e proprio. Il simulatore, ricordiamo, il costruttore prendeva un capo e un modello, quando viene creato il simulatore lui si predispone un paio di strutture dati. La prima è una mappa, questa qui ho chiamato occupancy, è una mappa che si ricorda quante bici ci sono in ciascuna delle stazioni. Io all'inizio della stazione, scusate, della simulazione, all'inizio della giornata, so quante bici ci sono. Sono il K% del numero totale di posti disponibili. Poi durante la simulazione questo valore verrà aggiornato. Allora è un valore che associo a ciascuna station. Quindi un modo veloce per memorizzarlo è fare una mappa da station a integer. No? Questo occupancy lo definite proprio così. Una mappa da station a integer. L'occupazione corrente di ogni stazione e viene inizializzata per ogni stazione prendendo il get dock count, quindi quanti posti ci sono, moltiplicato per k.
che in questo caso è già un numero tra 0 e 1, troncato intero, mentre qualche parte devo arrotondare. E metto nella mappa che la stazione S avrà tot biciclette, che sono il K% dei suoi posti. Questo in fase di inizializzazione del simulatore. Poi, man mano che il simulatore andrà avanti, questi valori di occupazione si incrementano o si decrementano. E poi quello che faccio qua è di precaricare tutte le partenze. Cioè, per ogni get trips of the day, trip del giorno che ho caricato già prima nel modello, quindi mi faccio dare tutti i trip, li prendo uno a uno e per ciascuno di questi creo l'evento di presa. Dico allora, quell'evento lì, il prossimo trip avviene a quell'ora, è una presa che avviene a quell'ora da una certa stazione di partenza. Io ho dovuto fare un pochino un giro. Mi sono dovuto fare un paio di metodi dentro il model semplicemente per passare dal trip che mi dà lo station ID e lo station name. A me in realtà serviva l'oggetto station all'interno della collection. E quindi mi sono fatto un get station by ID che mi passasse dall'ID alla stazione andando a cercare nella collection, niente di speciale. Anche lì, volendo, si poteva fare un'altra mappa che passasse da ID a station se il tempo di questo lookup diventasse pesante. E poi mi salvo anche il trip che l'ha generato. Dicevo, visto che questo evento è stato generato da questo trip, salviamoci anche il riferimento al trip. Quindi, quando ho istanziato il simulatore, ho una coda piena di 1072 prese potenziali, perché poi che quella presa avvenga o no, lo saprò solo quando la simulerò all'istante di tempo giusto. Non posso saperlo a priori, non posso fare differenze tra prese e posate di una certa stazione, devo vedere esattamente nel tempo quante ne ho prese e quante ne ho posate lì. E poi metto a zero, vabbè, il numero di errori. Questo è il costruttore. Poi ho il metodo run, che è il metodo run di tutti i simulatori. Uno dopo l'altro prende un evento dalla coda. Poi per comodità mia estraggo dei pezzi di questo evento solo per avere, per non dover scrivere sempre ev.getStation, l'ho chiamato S e il trip l'ho chiamato T di questo evento. E allora mi chiedo, questo evento era un peak o un drop? Per ora ovviamente abbiamo solamente messo dei peak nella coda, quindi sarà un peak. E dico, il peak ha successo o no? Il peak si può fare se la stazione associata a questo evento, che ho chiamato S, non ha l'occupazione già pari a 0, cioè il numero di bici non è 0. Se fosse 0 è fallito il peak, non avviene. Se invece non è 0, allora vuol dire che la bici la prendo. Prendere la bici significa due cose. Una è decremento di 1 l'occupazione, il numero di bici che ci sono in quella stazione. Quindi occupancy.get di S, meno 1 lo vado a mettere di nuovo nell'occupancy di S. E poi schedulo il ritorno, la restituzione di quella bici. Quindi dico, ah, allora a questo punto questa bici l'ho presa, sono riuscito effettivamente a prenderla, e allora devo aggiungere l'evento di restituzione di quella bici. L'evento di restituzione è un evento ovviamente di tipo drop, che avviene all'orario della end date del trip nella stazione di arrivo. Io qui ho fatto la scelta di dire che il drop lo inserisco solamente se riesco a fare il peak effettivamente, cioè non avrebbe senso. No? Inserirlo incondizionatamente, inserirlo all'inizio, significherebbe che alla fine della giornata avrei più bici di quelle che avevo all'inizio, perché avrei restituito una bici senza averla presa. No, i conti non tornano tanto. Peak. Eseguire dei peak a un certo punto causa l'inserimento dei drop nel tempo futuro. E quindi a un certo punto quando arriva un drop faccio il ragionamento inverso, anche se più semplice in questo caso. Vedo se per caso la stazione S ha già l'occupazione massima. Cioè, sono già, il numero di bici presenti è già uguale al numero di posti disponibili, la stazione è piena e quindi il drop è fallito.
Se invece no, se non fallisce, allora semplicemente registro che ho posato la bicicletta, incremento di 1 l'occupazione. Quindi qui ho due tipi di informazioni, gli eventi che sono le prese e le riconsegne, e lo stato del simulatore, cioè la fotografia istantanea del sistema, qual è? È il numero di bici presenti in ciascuna delle stazioni. Quindi il simulatore elabora gli eventi, per ogni evento aggiorna lo stato del simulatore. Lo stato in questo caso è semplicemente la mappa of the pezzi. E basta. Finito. Quindi questo mi permette di simulare questo giorno, prendiamo un giorno in cui ci sia qualcosa, l'11 giugno 2014. Abbiamo visto che ci sono dei trip e lo simuliamo con il 50% di occupazione iniziale. Qui dice eventi simulati 2481, poi magari possiamo verificare in fase di debug che quello sia effettivamente il numero di trip di quel giorno. No, gli eventi sono di più, scusate, perché sono le prese e le riconsegne. E mi dice che in questo giorno c'erano 79 prese e 70 mancate. E 74 ritorni mancati. Cosa ci aspettiamo che succeda se diminuiamo il numero di biciclette? A me verrebbe in mente che dovrebbe aumentare il numero di prese mancate e diminuire il numero di ritorni mancati. Quindi mi aspetto un numero maggiore di 79 e minore di 74. E così è. Se parto col 26% di biciclette, ho 262 prese mancate, quindi persone arrabbiate che hanno dovuto prendere il taxi, o correre, o andare a casa a prendersi i pattini, e il numero di ritorni mancati invece è molto minore. Se invece andassi dall'altro estremo, cioè estremo, dall'altro lato, dovrei avere una riduzione del numero di prese mancate, quindi erano 79 mi aspetto che siano di meno, ma magari un aumento del numero di ritorni mancati. Infatti vedendo che da 79 le prese mancate scendono a 35, quindi sono tra virgolette dimezzati, ma i ritorni mancati sono aumentati, quasi raddoppiati. I valori estremi, se non avessi bici, che razza di bike sharing faccio? Faccio un bike sharing in cui tutti vanno lì, mi fanno una pernacchia e vanno a piedi. Ovviamente non ho ritorni mancati perché non ho bici. Una cosa curiosa è che invece se lo metto al 100% ho ancora delle prese mancate e ovviamente ho molti ritorni mancati. Quindi vuol dire che ci sono delle stazioni che sono sottodimensionate cronicamente, per cui se non ho un meccanismo di ribilanciamento con i pulmini, ci sarà sempre qualcosa, quindi non sappiamo in quali stazioni siano avvenute queste prese mancate, dovremmo andare a vedere, non tutte, ci saranno alcune che sono gettonatissime e anche al mattino caricandole con tutte le biciclette non basta se non vengono rifornite durante la giornata. Poi bisogna vedere se questo avviene tutti i giorni o no. Il giorno dopo va un po' meglio, però. Allora, quale sia il costo di una presa mancata o di un ritorno mancato, io non lo so. Il gestore del servizio dovrà ovviamente valutare, però ha uno strumento in mano per poterlo fare. Con questo simulatore sarebbe carino, non è difficile, anche costruire un grafico in funzione del numero di biciclette, trovare il punto di ottimo, se vogliamo. Da una parte ho le prese mancate che all'aumentare le biciclette scende, dall'altra i ritorni mancati che aumentano. Trovare il bilanciamento giusto, dall'altra parte ancora il costo delle biciclette, il costo del ribilanciamento. Posso simulare più giorni e ho uno strumento in mano che mi permette di fare l'analisi che mi serve. Ai fini dell'esame, invece, va bene così, no? Mi basta essere in grado di calcolare questi valori. Ovviamente, cambiando le date, io qui sto giocando un po' con questa cosa, ma.
Se cambio la data, schiaccio simula, ovviamente deve simulare sulla data nuova, anche se non ho fatto prima conta trip, se aggiorno questo, insomma, deve funzionare come ci si aspetta, no? Quindi l'ordine, lo dico in un modo diverso, non ti puoi mai aspettare l'ordine con cui l'utente schiaccerà i tuoi tasti, o sposterà le cose o inserirà i dati. Quindi ogni volta che viene richiamato un metodo, partiamo come se non sapessimo nulla dell'utente, come se non sapessimo se lui preme prima conta trip o preme prima simula, non sappiamo. O se nel frattempo ha cambiato la data oppure no. E infatti ciò che faccio io nel controller non è troppo efficiente, nel senso che vedete che nel metodo doSimula io carico di nuovo i trip of the day e nel doContaTrip anche. Quindi alla peggio viene caricato due volte. Però preferisco essere sicuro. Al massimo, se mi preoccupa questo secondo o mezzo secondo che perdo a caricare le trip, posso andare a intercettarlo qua nel model. Dire, andiamo un po' a vedere se il day che mi hai chiesto adesso era lo stesso che mi hai chiesto un attimo fa. Se sì, non chiedo al DAO di fare nulla perché tanto i trip of the day li ho già giusti. Quindi basta che mi ricordi il day precedente. Quindi le ottimizzazioni facciamole nei punti giusti. Questa era la soluzione di ieri. Tutto il simulatore, tutto, è tutto in questa classe qua. Non ho modificato altre classi. Vabbè, ho messo il metodo doSimula nel controller e erano 100 e qualcosa righe. Contando che 148 righe, contando che 20 sono di questa classe, i get e i set di questa classe qui. Quindi alla fine questo era abbastanza semplice e lineare come impostazione. Partiva da cosa? Dal fatto che mi sono trovato comodo perché avevo già in mano tutti i trip of the day che avevo fatto per il punto 1. Allora ho risparmiato parecchio tempo. Domande, dubbi? Ok, allora settimana prossima andiamo avanti in modo simile a questa. Martedì facciamo un esercizio, adesso vedrò di prendere magari un tema d'esame passato di cui non ci sia ancora la soluzione in rete e la risolviamo insieme. Poi mercoledì ci sarà di nuovo la soluzione d'esame. Mi è sembrato utile farlo come ieri con i tempi, con i testi, con il PC del laboratorio, così no, vi allenate anche a quello, quindi lo faremo nella stessa modalità e giovedì la risolviamo, dopodiché ci si saluta.